partita non è ancora cominciata e Fiorentina-Inter darà un quintale di emozioni che noi vi racconteremo fino alle 23.30 senza mai mollare, senza mai staccare. Il nostro studio è pronto, ribolle già di entusiasmo e di critiche. Roberto Galbiati, ciao, ben ritrovato. Ciao, buonasera a tutti. Tommaso Mattei, che è già lì scalpitante, pronto a raccontarvi tutto quello che succede al Franchi. Buonasera, ciao, a tutti. Raffaello Paloscia ha 42 pagelle stasera, no 2, no 1, 42. Buonasera per la terza volta. Ma niente, noi andiamo avanti tutta la sera. Michel Isler, sei tranquillo? No. Sì, 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 allora vuol dire... è sempre una partita di calcio, eh. Come diceva il grande Artemio Franchi, 22 in mutande che corrono dietro un pallone. Ci metteva anche un aggettivo, 22 idioti, ma per quello è un altro paio di maniche. No, ma non era idioti, mi sembra fosse più pesante. Capito, sono le 20.44, non siamo ancora in fascia eliminato. Protetta. Io, insomma, Vittorio Betti, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Stasera siamo tu sei stati osservatore perfetti col TGT. Sì, Michel è contento come un orologio svizzero con il telegiornale. E soprattutto Michel, che è qui dalle 6, è arrivato puntuale sull'inizio della partita e come tradizione vuole, quando lui arriva puntuale, prima che la partita incominci, la Fiorentina vince. No, ma hai già detto che il tuo pronostico è che l'Inter vince 2-1, come sì, ci ha detto sogni, Tommaso. Sì, nei sogni no, dei più. Come no, ha detto? Oggi pomeriggio ha detto che vinceva la Fiorentina 2-1. Che vinceva la Fiorentina. L'ho sentito. Bravo. Io. Sì, l'abbiamo sentito. Grande. Siete più a simpatia estrema. Grande Roberto. Grande, ha detto lui. No, no, sempre una guarda, no, non puoi vedere perché c'è un monitor che non ti è a favore. Comunque sempre una partita di calcio, caro mago Michel, ma sei di là. Adesso vi lascio entrare nella partita, Sarà sempre una partita di calcio, però Fiorentina Inter l'ho sempre vista minimo con 60.000 spettatori. Sì, guardate, no. Guardate i vuoti è che tutta ci una sono. Bella volta, i tempi ragazzi, sono difficili. Ma anche freddo. Fa freddo. I tempi sono cambiati. Costano cari, Sky costa meno. Sky costa anche meno. Anche se comunque nella crisi generale Sky quest'anno ha staccato un meno 71.000 abbonati. È possibile 70 euro in maratona? Così mi diceva un tifoso, hai imbestialito oggi. Aspetta, voglio vedere i prezzi. 70 euro in maratona, sì. Confermo. Incredibile, infatti, comunque la scena di Diego e Andrea della Valle insieme. C'è gli abbonati e basta in maratona. Diego e Andrea della Valle, 70 euro, Raffaello, chi la spende un biglietto? Diego e Andrea della Valle insieme è un gran segnale comunque. 70 euro. Insomma, fa piacere, fa veramente tanto piacere. Stanno entrando le squadre in campo. Ribadisco al volo le formazioni delle due squadre. La Fiorentina gioca con, sembrerebbe, questo 4-3-3 che segna un cambio di modulo durante questa stagione, con Viviano in porta, Tomovic a destra, Pasquale a sinistra, Savic e Gonzalo nel mezzo, poi nel centrocampo i soliti tre con il rientro di Aquilani dopo due turni di squalifica insieme a Pizarro basso e Borja Valero sul centro-sinistra, il tridente con gli Aic, Cuadrado esterni e Jovetic nel mezzo. L'Inter di Stramaccioni risponde con Handanovic fra i pali, a destra Zanetti, a sinistra Nagatomo, centrali Juan Jesus e Ranocchia, centrocampo con Guarin, Cambiasso, Kovacic e Kuzmanovic, davanti Palacio e Cassano. Vediamo ora come si dispongono le squadre. 4-3-3 per la Fiorentina, dovrebbe essere un 4-4-2 forse a rombo per l'Inter, con l'arbitro Rizzoli che è il fischietto di questa gara. Manca davvero pochissimo, capitani al centro. Vittorio, ti per i rituali pre-gara. La zelantezza, termine che non esiste, di Rizzoli? No, io per niente. Sono molto preoccupato di questa partita qua, perché Rizzoli, lo zelante Rizzoli ne può combinare di tutti i colori. Oggi ne abbiamo viste fra l'altro di cotte e di crude in giro per i campi. Allora, vediamo. La cosa che mi ha impressionato più delle immagini del pre-partita è la preghiera di Ljajic, hai visto? Lui è musulmano. Se l'ha visto Mihajlovic che l'ha buttato fuori di squadra, però Mihajlovic, il buon Mihajlovic, non l'ha voluto più in nazionale? Lo so, però tra l'altro ho letto, leggevo su alcuni media che stava ripensando all'ipotesi di dargli una chance nella nazionale serba, che tra l'altro per adesso non ne ha bisogno, perché comunque sta andando piuttosto bene nel corso di Mihajlovic, a parte un inizio disastroso. Poi però si è un po' ripreso. Sì, Potrebbe tornare anche Stankovic, se il fisico glielo consentirà, lo ha detto poche settimane fa il tecnico Mihajlovic. Allora, pronti al Franchi, tutto pronto per il fischio d'inizio dell'arbitro Rizzoli. È un 3-5-2 da come si mettono adesso in campo le squadre, almeno guardando la Fiorentina. Ma sembra la partenza non è mai... i tre difensori, però Savic, ora vediamo un attimo.
Rizzoli chiede ai portieri se sono pronti e dunque arriverà in questo istante il fischio d'inizio. Partiti al Franchi con Pizarro che imposta il primo pallone. Sulla sinistra c'è subito Pasqual a spingere, poi Borca Valero riceve il pallone, si riparte dai centrali di difesa, appunto Savic, Gonzalo e giro palla che termina a Tomovic davanti alle due panchine sotto la tribuna, sotto gli occhi dunque di Andrea e Diego Della Valle. Quadrado riceve lui il pallone dopo il tocco di Jovetic, dopo il tocco di Aquilani, pardon, tunnel di Aquilani su Quadrado che prova ad andare via in velocità ma lo chiude l'Inter e riparte la squadra nerazzurra, ancora una volta però il break viola, Quadrado, Pizarro può ragionare in mezzo al campo, apre per Borca Valero che avanza, va a puntare Cambiasso, c'è Pasqual, c'è Ljajic davanti a lui, Pasqual è costretto però a tornare indietro per la pressione di Zanetti, allora si deve ripartire di nuovo, un'altra volta, da Savic e Tomovic, almeno in fase offensiva è un 3-5-2, per questo non ci sono per il momento sì, minimamente dubbi, il tocco di Jovetic di testa al limite dell'area di rigore non porta a niente perché c'è Juan Jesus in anticipo su tutti, la